È stato ritrovato intorno alle 22.30 Ovidio Boschini, 73enne di Marotta, di cui si erano perse le tracce dalle 9 del mattino di martedì 24 febbraio. L'uomo era uscito di casa a piedi con il suo cagnolino, Blackie, al guinzaglio, per la consueta passeggiata quotidiana. L'allarme era stato lanciato dai familiari, alle forze dell'ordine e anche sui social, quando alle 13.30 non l'hanno visto rincasare. Subito è stato attivato dalla prefettura il piano di ricerca persone scomparse, che ha visto il coinvolgimento dei carabinieri, dei vigili del fuoco, della Croce Rossa, della polizia locale ed anche della protezione civile regionale, oltre a quelle locali, Fadi Bruno di Marotta e il Cibi Club Mattei di Fano. Sul posto anche il sindaco di Mondolfo, Nicola Barbieri, oltre al suo vice assessore alla protezione civile, Carlo Diottalevi, che hanno seguito da vicino le ricerche. Le stesse sono state rese difficoltose anche dalla fitta nebbia e si sono estese su tutto il territorio comunale ed oltre, dalle rive del fiume Cesano sino alla spiaggia marottese, dove l'uomo era solito passeggiare lungo le strade di campagna e anche in alcuni casolari. Diverse le segnalazioni verificate che erano arrivate alle forze dell'ordine, che avevano notato l'uomo in stazione a sedere su una panchina o anche camminare nella parte nord di Marotta. Sono state visionate anche le telecamere della stazione ferroviaria da parte della polizia locale, mentre una squadra a piedi dei vigili del fuoco ha controllato i binari. La buona notizia è arrivata alle 22.30, quando un'unità cinofila dei vigili del fuoco di Macerata, condotta dal capo squadra cinofilo Dante Mariucci, con Marley, un cane labrador, hanno individuato il 73enne in una strada vicinale in via Isaac Asimov, a Ponte Sasso, a circa 2 chilometri dalla sua abitazione. Dapprima il ritrovamento di una sciarpa e di un berretto, poi dell'uomo a terra. Assieme a lui il suo cane, che ha vegliato per tutto il tempo sul padrone senza lasciarlo mai solo. Il 73enne è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa, che lo ha poi portato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce di Fano per gli accertamenti del caso. Grazie alle ricerche capillari coordinate dai vigili del fuoco e dai carabinieri della Compagnia di Fano, con tutte le stazioni competenti sotto il comando del capitano Massimiliano Papale, hanno consentito di salvare l'anziano, evitando conseguenze gravi, ed anche di fargli passare la notte al freddo. Sul luogo del ritrovamento anche i familiari, che hanno potuto così riabbracciare il proprio caro e tirare un sospiro di sollievo, oltre a ringraziare tutti i soccorritori accorsi in ricerca dell'uomo.